Come sempre, la mia gioia immensa quando sono ad Acaia a trovare, vengo a trovare la mia Antonietta. Per me è un piacere. Come stai? Bene, bene. Si vede, abbiamo, no? Siamo vaccinate, abbiamo il vaccino tutte e due. Stai benissimo, benissimo. No, sto bene. Nonostante questo caldo infernale, quest'estate è bella. Quest'anno è tosta. È dura, assolutamente. Oggi facciamo una cosa fresca. Appunto, estiva. Proprio estiva. Estate, facciamo la taglieggia di patate, zucchine e cozze. Ah, la taglieggia. Ci mettiamo anche un pochino di riso. C'è anche chi non lo mette. Ah, sì? Sì, c'era chi non lo preferisce. Però noi la facciamo alla salentina, poco di riso. No, come nel barese, che mi fanno, dai, tu fa stocchio. Troppo riso. Noi la facciamo salentina, assolutamente. L'eccese naturalmente proprio. La taglieggia, per chi non la conosce, il nome lo prende dalla vecchia taglieggia di Creta, che si usavano una volta. Il nome taglieggia deriva dal recipiente, insomma. Il recipiente di terracotta. Eccolo, che è questo qui, era questo. Vediamolo qui, facciamolo vedere per bene al nostro Sandro. Questo recipiente si chiama che pesa un accidente. Per questo adesso preferiamo usare quest'altra, che sono leggere, certo, no? Queste moderne. Questa, però tra questa è anche... L'ho usata tante volte. Usata al fuoco, al forno di pietra. Guardate. Nel caso sotto il caminetto, ne ho fatte tante. E pesa tantissimo, vuota. Figuriamoci. Piena. Che poi prende il nome, c'è la taglieggia, patate, zucchine e cozze. La taglieggia da uniceggio, diciamo che era l'agnello con le patate al forno. Ah, ecco. E quindi prendeva, o la taglieggia di alici, che pure in Salento si usa molto le alici spinate. Certo, però diciamo che il nome deriva dal recipiente, non dalla preparazione, no, ma dal recipiente. No. Poi la taglieggia, ognuno la fa a modo suo. E noi in questo caso cerchiamo di fare quella più aderente alla leccese, esatto, diciamo. Esatto. C'è chi non mette il riso, che non lo usa, non lo mangia. Però, la preferisce, no, però noi faremo la ricetta originale. Proprio. Cominciamo. Mettiamo un pochino d'olio. Un letto d'olio. Ne mettiamo poco, perché poi man mano facciamo a strati, no? Ah, ecco. Fino alla fine poi ce ne troviamo molto, anche se la taglieggia va l'olio. Eh beh, sì, dai. Cominciamo a fare, io faccio così, metto delle fettine di cipolla sottile. Faccio un letto, così chi la mangia la prende, se la mangia, chi non la mangia la mette da parte. Quindi se qualcuno non la dovesse gradire, la trova sotto e la può togliere tranquillamente, però è molto buona, insomma, secondo me si sposa benissimo. Va solo sotto però, eh? Solo sotto. E si sposa molto, molto, molto bene. Beh sì, è molto... sono dei sapori proprio... Poi adesso questo periodo è proprio il periodo, le cipolle fresche, belle in abbondanza, sono arrivate, se ne trovano tante, sono esatto, belle, tenere, le patate, anche le patate, la zucchina, va bene così. Poi cominciamo con le patate. Ah, io cerco sono di patate, mettere, semplicemente tagliate a rondelle e le messe a bagno un po' con l'acqua. Sì, e io cerco di mettere quelle magari più piccole sotto, così poi le altre più belle, no? Più grandi le mettiamo sopra, ah, per ecco, far quindi coprire bene. Vedi la strategia, eh? Sì. Sto piangendo, lei ha tagliato la cipolla e io sto piangendo, è incredibile. Io invece no, hai visto? Io lontana, tu hai tagliato la cipolla e io sto incredibile. Poi ci mettiamo poco sale, perché poi alla fine... Giusto un pizzichino, eh? Un po' di prezzemolo. Prezzemolo buono. E cominciamo con la zucchina. Ah, e adesso uno strato di zucchina, sempre tagliata a rondelle. Poi no, sembra che dici, a fare la taglieggia, ma se uno quando si organizza che si prepara tutto, no? Cioè, non è una cosa, bisogna pelare le patate, bisogna tagliarle, giustamente, tagliare la zucchina, però una volta che uno ha gli ingredienti non è complicatissima, vero? No, è molto facile, anzi. Ecco, basta, prendiamo, io per queste preparazioni uso fare l'aglio,
con l'olio. Io lo chiamo olio d'aglio, che poi non si chiama così, ma è... No, proprio una purea, diciamo. Una purea, quindi hai tritato, diciamo, hai passato... È abbastanza... saporito, sì, però. Sì, infatti . Si fa così, guarda. Giusto un goccino con il nostro cucchiaino. Poi prendiamo il pepe. Un po' di pepe. Poi prendiamo un po' di formaggio, questo è quello che vuoi. Ah, bello saporito. Nell'eccese, no? È sempre andato. Il classico della polpetta, il classico. Chi ce l'ha che se lo pecorino, che se lo fa, certo, se lo pesce. Però il nostro... Si presta ad un sacco di preparazioni, è un po' forte, deciso. Sì. E poi non fila, no? Certo, esatto, perché siccome lo dobbiamo mettere nel forno. Mettiamo di nuovo un po' d'olio. Un altro pochino d'olio. A questo punto mettiamo un po' di pomodori. Ah, ecco, coloriamo un bel po' con i nostri pomodori rossi. Guardate che bei colori ha anche la taglietta. Ma adesso, per questo è il periodo, ci sono le cozze buone. I nostri pomodori belli, rossi, maturi, le patate, le cipolle, certo, come no, la zucchina. Prendiamo le cozze. Le cozze è un pochino, guarda. Ah, ecco qua, guardate. Si mettono in questo modo. In fila, una accanto all'altra. Ah, ecco qua, e tu non ti ritrovi quel riso dappertutto quando la prendi, che la mangi, no? Certo, se le posizioniamo così, il riso va nei punti giusti, diciamo, ecco. Ecco qua, guardate che bella, fresco, veramente. Leggero di questo periodo. Dai, è proprio estivo, è proprio il trionfo della... È il classico piatto estivo salentino. Facciamo la taglieggia adesso, eh? Sì, eh. Perché è il periodo. A me, sai che a me piace fare i prodotti di stagione. Di stagione, non mi piace, certo, fare, preparare delle cose che non le trovi. No, dobbiamo preparare le cose quando gli ingredienti si trovano tanti, buoni, sì, e in abbondanza. È giusto così. Costano anche di meno. Certo, dobbiamo... In cucina bisogna essere attenti a tutto, Antonietta, è normale. Ecco qua, queste qua le facciamo così, Siccome il gusto della cozza non fa mai male, le mettiamo così. Perfetto, togliamo il guscio, che tanto ormai le abbiamo messe. Perfetto, quindi il nostro strato, guardate che meraviglia. Il nostro strato di cozza è stupendo. Prendiamo il riso. Ah, ecco, adesso mettiamo il riso, Antonietta. Il riso si può usare a gusti, si può usare un cannaroli, però io preferisco il parvole, perché questo è stato trattato e no, c'ha meno amido e mantiene, ecco, la cottura. Quindi per questo modo io preferisco, per questo motivo. Vediamo quanto ne... Ecco, guardate. Poco. Veramente una spolveratina di riso, che rimanga sulla cozza, veramente giusto un pochino. Poi io ci metto adesso un pochino di formaggio. Una spolverata di formaggio, perfetto. Un po' di prezzemolo. E l'olio. Adesso ne metto un pochino di più. Abbondante, così perché siamo... il riso... Certo, si insaporisce per bene. Prendere l'olio. E a questo punto io aggiungo anche l'acqua delle cozze filtrata. Ah, ecco! La metto adesso io, perché devo vedere quando arriva al filo delle cozze. Ecco, che la metti prima. Non deve superare il riso. Ecco qua. Il riso, ascoltate, deve cuocere a vapore. Ecco qua.
L'acqua delle cozze dà chiaramente quel gusto unico mare, no? Ed inconfondibile, devo dire. Quindi, Antonietta, che cosa ci resta da fare? Mo dobbiamo coprire con le altre, le patate. Ah, ci metteremo un altro strato di patate, ok. Quelle più grosse, scegliamo quelle. Quelle più belle. Più belle, più belle, perché rimarranno anche alla vista, no? Perché io faccio così, eh? Ah, guardate qui. Le metto in taglio, no? A ventaglio. Uh-huh. Così, per così il riso è coperto lo stesso. Allora lo metteremo, faremo mezza cottura, 15-20 minuti coperto e poi... Noi le togliamo il coperchio, la carta, ecco, stagnola, okay, quello, okay, che si copre. E poi deve, praticamente si deve rorare, no? Si deve fare un pochino di crosticina. Certo, patate, quindi per questo gli ultimi minuti di cottura li facciamo rosolate, scoperti. Adesso mettiamo un po' di sale. Un pizzico di sale, ok. Che dobbiamo fare. Perfetto. Ok. Un goccino del nostro olio con l'aglio. Naturalmente chi non piace il formaggio non lo mette. Se non volesse, se non metterlo, non lo mette, non succede niente, certo. Io metto, perché poi si deve fare anche a gusto. Certo, ognuno sceglie. Poi io metto pure. Così coloriamo anche all'esterno, bello, buono. E anche bello, ancora qualche pomodorino. Mettiamo il pane grattugiato per finire, poi naturalmente i ciliegi non lo mettono, eh no, ma certamente se no mettono il pane per ci possono utilizzare loro, certo, ormai in cucina si trova tutto, si fa di tutto, si può anche adattare per chi ha qualche problema, certo. Eccolo, boh, irroriamo con l'olio, abbondante olio. Mamma mia, che bella questa teglia, mamma mia. Ecco qua. E la inforniamo a 210-220. Sì. Possiamo fare anche a forno ventilato, perché uh-huh, è più veloce. Poi quando arriva, ci regoliamo a temperatura, possiamo abbassare. Più o meno per quanto tempo, Antonietta? Questa va un'ora e mezza. Eh beh sì, certo, il riso deve cuocere tutto, devono cuocere le patate, chiaramente. Pesa un po', Ed è questa. Ed è questa, immagina, figuriamoci, l'avremmo dovuta prendere in tre. Ecco qua, la mettiamo. La lasciamo un'ora e mezza circa, deve andare. Passata il tempo. Vediamo, ci la siamo? La taglieggia è pronta. Mamma che bella! Ma guardate che colori meravigliosi, mamma mia! Beh, mo speriamo che sia pure buona. Antonietta ha preparato due piatti, uno per me e uno per Sandra. È normale, sempre attenta. Mamma, che profumo incredibile! Ma guardate che piatto meraviglioso, guardate che colori! I profumi ve li possiamo soltanto raccontare, perché sinceramente no, e sono sicura che pur raccontandoveli, guardate come si è cotto bene il riso, guardate che meraviglia, a posto. Poi il riso normalmente poi si gonfia, no? Guardate come si è cotto bene il riso, guardate qui che spettacolo. Però poi non c'è tutto quel riso come si usa, anche nel tarantino. Ce n'è giusto un po', è giusto. Ognuno lo fa a modo suo. Certo, io dopo essermi deliziata con questi profumi, chiaramente non vedo l'ora anche di assaggiare, perché questi profumi e di... La patata come si guardate. Tanto assaggiamo tutto. Poi sono piatti molto leggeri in questo periodo.
Mamma Antonietta, come posso? Mi devo assaggiare anche la cozza ovviamente, con le mani. Il riso speciale. Antonietta, questa taglieggia è fantastica e non solo è buonissima, ingredienti eccezionali, si sente leggermente l'aglio perché tu giustamente lo hai messo con l'olio d'aglio non te lo provo. Esatto, naturalmente ci va, delicatissimo, delicatissimo, quindi veramente l'aglio ci va, non è che vuoi fare certe cose senza, esatto, un piatto estivo che ha tutti i sapori della terra, del mare, del Salento, del Salento. È vero che descrive appieno il nostro Salento. Veramente un piatto eccezionale. Adesso, siccome fuori fa un caldo che non te lo possiamo, non ve lo possiamo spiegare, ma forse lo state vivendo e quindi lo saprete, noi ci sediamo e ce la godiamo un pochino con te. È normale. E ci godiamo questa meravigliosa taglieggia della nostra Antonietta, e magari le nostre amiche potranno sicuramente provare a realizzarla, perché abbiamo detto sono semplici, sono dei, abbiamo spiegato qualche piccolo trucchetto, qualche piccolo segreto, ma insomma non credo che sia complicatissimo, secondo me si può provare a fare. Io difficilmente si arriverà, io l'ho fatta sempre così, difficilmente si arriverà al gusto straordinario che riesce a regalare solo la nostra Antonietta, però si può assolutamente provare, perché no. Grazie come sempre, torneremo prestissimo a trovarti con qualche altra. Faremo delle altre ricette, sempre però antiche, semplici. C'è già in mente qualcosa? Sai, beh sì, qualcosa di questo del periodo. Del periodo, no? Qualcosa delle cose, di prodotti. I prodotti. Ti devo fare assaggiare un piatto molto semplice. Semplice, semplice, veramente con tre ingredienti. Davvero? Sì. Sono curiosissima adesso. Vabbè, tanto noi torneremo presto a trovarti. Molte persone magari diranno, beh, cose semplici, queste cose. Ma le devono assaggiare per vedere se veramente vale, se vale la pena. Io per ora garantisco che ne vale la pena e per questo consumeremo questa taglieggia straordinaria. Antonietta, grazie come sempre per l'accoglienza, per questo meraviglioso pomeriggio che abbiamo trascorso insieme. Grazie. Ci vediamo prestissimo. Alla prossima! Alla prossima, ciao. E io a mi tutti. Siedo e me la mangio.